Qualche anno lo faccio perché ho conosciuto questo spazio proprio per una occasione che fu il voler salutare l'anno degli Etruschi con una visita al Lago degli Idoli, e quando scendevamo giù con Nicolò, con il sindaco Nicolò Calleri, mi fece incontrare questo luogo, quasi per goliardia facemmo il tuffo. Da allora per me è il tuffo d'estate. Un tradizionale e goliardico rito estivo al Canto della Rana nel comune di Prato Vecchio Stia, che è diventato quest'anno però l'occasione anche per richiamare l'impegno della regione toscana sull'acqua, sui fiumi e sulla loro gestione. Ma riconosco a quest'acqua qualcosa di particolare, perché tutta la giornata ti accompagna con un fresco salutare, quindi per me è l'elisir di lungo fresco l'acqua del Ca della Rana, e sono convinto che se qualche tecnico si mette a studiare capisce che come le acque termali hanno delle qualità particolari, ognuna è dedita a quella o quell'altra delle funzioni rigenerative dell'organismo, anche l'acqua del Ca della Rana può trasformarsi in elisir di lungo fresco. Quella che stiamo vivendo è sicuramente una delle estati più calde ed asciutte di sempre, i cui effetti si fanno sentire anche nella verde vallata casentinese. E qui ancora è possibile trovare refrigerio nelle acque dell'Arno, seppure sono di meno rispetto agli anni precedenti, perché purtroppo la siccità anche qui si fa sentire, ovviamente in maniera meno impattante, tant'è che sia la comunità locale sia i tanti turisti che fruiscono di questa zona, come potete vedere, possono ancora accedere all'area appunto e refrigerarsi in queste acque. Ma anche in questa oasi privilegiata la crisi climatica purtroppo si fa sentire. Siamo fortunati rispetto a tanti altri luoghi, ma sicuramente l'assenza di acqua quest'anno sta provocando notevoli problemi anche agli allevatori, agli agricoltori, ma anche, devo dire, in paese. Per fortuna, grazie all'attività anche di Nuove Acque, comunque non abbiamo problemi a livello domestico, ecco, questo no, in questo momento ancora non sono emesse ordinanze, però già dal fiume, come si può vedere, il calo dell'acqua è stato veramente molto molto considerevole. Già qui al Canto della Rana siamo dai 50 ai 100 centimetri sotto il livello ordinario di questi tempi, considerando che ancora manca tutto agosto, per cui insomma sicuramente è una situazione molto critica rispetto ad altri momenti.